Buonasera, sono Maria Pia Bracchio, sono professore di farmacologia alla Statale di Milano e anche prorettore vicario e prorettore alla ricerca della stessa università. E sono una delle 100 esperte STEM. Cosa penso di quello che è successo e che sta succedendo? Penso che questa tragedia abbia rivelato tutte le falle di una società apparentemente efficiente e dispensatrice di consumi, ma troppo basata sul profitto e non sulle vere necessità. Abbiamo fatto profitto su tutto e abbiamo disinvestito in cose importanti come l'istruzione, come la sanità pubblica, la ricerca scientifica, che invece dovrà essere il motore per ripartire. Abbiamo sfruttato il pianeta, l'abbiamo sfruttato senza rispetto. E non è la prima volta che un virus esce dal suo ambiente naturale e si propaga proprio perché per profitto abbiamo alterato delicati equilibri naturali. Cosa penso per il futuro? Cosa mi auguro? Mi auguro che impariamo da questa tragedia, che impariamo che il futuro è sostenibile solo se i bisogni degli altri diventano anche i nostri bisogni. Perché quello che succede oggi in Cina, domani succederà a Milano, a Parigi, a Torino, a Londra e a New York. E che impariamo che il rischio è la disintegrazione sociale, perché chi perderà il lavoro e sarà senza speranza potrà prendersela con chi sta meglio. E che questo ci induca davvero a mettere mano alle ingiustizie che ancora affliggono troppa parte della popolazione così esposta alle catastrofi. E mi auguro che invece conserviamo quella solidarietà e quell'empatia che abbiamo sperimentato in queste settimane e che forse è stata una delle cose più belle che abbiamo mai visto. E che ci ricordiamo anche dopo di quanto è preziosa una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, gesti semplici, gesti scontati, che però ci danno gioia e ci daranno ancora più gioia quando potremo rifarli. Tanti auguri a tutti.